I risultati dell'autopsia, che sarà eseguita domani sul corpo di Giulia Cecchettin, potrebbero complicare la posizione di Filippo Turetta. Nel caso in cui vengano riscontrate ferite di altra natura, come calci e pugni, alle accuse di omicidio volontario e sequestro di persona si aggiungerebbe l'aggravante della crudeltà. I magistrati sono al lavoro per valutare inoltre se contestargli la premeditazione e l'occultamento di cadavere. L'esame autoptico sarà effettuato dal perito medico legale incaricato dalla Procura di Venezia. Si tratta di Guido Viel, impegnato anche nell'indagine del bus caduto dal cavalcavia a Mestre. Ad affiancarlo ci saranno i consulenti nominati dalle famiglie Cecchettin e Turetta. Intanto gli avvocati del 22enne stanno delineando la strategia difensiva in attesa dell'interrogatorio fissato per domani dal pubblico ministero. A differenza di quanto accaduto due giorni fa, quando nell'interrogatorio di garanzia si era avvalso della facoltà di non rispondere rilasciando solo delle dichiarazioni spontanee, domani Turetta dovrebbe parlare e collaborare con gli inquirenti. Non è ancora certa invece la data dei funerali di Giulia Cecchettin.